Me lo ricordo bene, mattina presto, buio, suona la sveglia, voglia di andare a scuola? Zero. Ma ora lo so quanto ero fortunata. L'ultimo anno è stato tremendo per tutti in tutti i settori, ma a scuola suona una campanella d'allarme. Tra didattica a distanza e riaperture intermittenti, per la scuola gli ultimi 12 mesi sono stati davvero difficili. Ma andiamo a guardare i dati per scoprire oggettivamente tutto quello che c'è da sapere sulla situazione. Partiamo da un numero. Uno studente su tre dice che dalla primavera del 2020 ad oggi ha visto scomparire almeno un compagno di classe. E non perché spegne la webcam, ma proprio perché smette di seguire le lezioni. Perché? Per la fatica di seguire i corsi online, per l'assenza di stimoli, ma anche per la mancanza di mezzi. Pensate che il 12% degli studenti italiani non ha a disposizione né un computer né un tablet. E poi, se si hanno fratelli o sorelle, un solo computer non basta e questa è una situazione che riguarda il 40% degli studenti italiani tra i 6 e i 17 anni. Quel che è peggio è che tutto questo rischia di avere conseguenze più gravi su chi partiva già svantaggiato, come ci spiega la prof. Un recente studio in Germania ha mostrato che durante la chiusura delle scuole gli studenti hanno ridotto a metà il tempo dedicato allo studio e quelli più svantaggiati studiavano un'ora in meno ancora degli altri. Questo tempo è stato riversato su videogiochi, social, televisione ed è chiaro che chi ha un contesto familiare in cui i genitori non possono sostituire gli insegnanti in presenza paga di più. Purtroppo non è una novità. Prima ancora della pandemia, secondo le statistiche, il rischio di abbandono scolastico era più elevato per gli studenti stranieri e per quelli del Sud Italia. Il problema è noto e per affrontarlo il Ministero dell'Istruzione ha stanziato dei fondi apposta per iniziative contro la povertà educativa. Ma che cosa si può fare di concreto contro l'abbandono scolastico? Ci sono diverse opzioni, inclusa la fornitura di tablet o di strumenti per l'apprendimento a distanza. In un progetto pilota del laboratorio LIP della Bocconi abbiamo lavorato con le scuole medie italiane offrendo agli studenti più svantaggiati un tutor a distanza, online, e questi tutor erano volontari delle università milanesi. Abbiamo trovato degli effetti fenomenali sull'apprendimento ma anche sul benessere psicologico dei ragazzi. Insomma, l'obiettivo è quello, non lasciare indietro nessuno. Tutelando prima di tutto chi ha meno opportunità degli altri. Lo so, quando suona la sveglia non è facile ricordarselo, ma la scuola è prima di tutto questo, un'opportunità, e nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciarci.